È stata transennata ed è già iniziata la rimozione dei sanpietrini. Piazza del Popolo a Pesaro è pronta a rifarsi il look grazie al piano di lavori di straordinaria manutenzione predisposto dall'amministrazione comunale. Ad illustrare i dettagli del cronoprogramma è l'assessore al fare Riccardo Pozzi. Un quartiere importante, sicuramente centrale e delicato nei tanti interventi che stanno caratterizzando questo autunno pesarese, ed è un intervento questo da 600.000 euro che darà un nuovo splendore e una nuova luce alla Piazza del Popolo. È un intervento questo che è stato preceduto da un georadar realizzato insieme alla sovrintendenza e quindi al Ministero, al MIC e all'Università di Urbino, che ci consente di avere maggiore sicurezza nel momento in cui andremo a effettuare gli scavi e la sostituzione dei sanpietrini esistenti. I lavori proseguiranno per 2 mesi, aggiunto l'assessore, per poi allestire la piazza per gli eventi natalizi. In questa prima fase si interverrà solo in una parte, per poi proseguire a ottobre nell'altra metà, quella che va dalla fontana al municipio. Il procedimento sarà lo stesso e prevede la rimozione dei sanpietrini, la sistemazione del manto e il riposizionamento dei sanpietrini. In entrambi i casi sono previsti anche gli interventi di riqualificazione della rete di sottoservizi. La terza tappa sarà nella fascia laterale della piazza, davanti alla sede del comune. E cercheremo poi, a seconda di quello che troveremo sotto, ovvero delle condizioni del sottofondo e di come si riuscirà a lavorare anche a seconda delle condizioni meteorologiche, cercheremo di arrivare per metà novembre con una piazza che nel 90% almeno è completamente riqualificata. Pozzi ha poi ricordato gli altri lavori in corso e in programma, come quelli di asfaltatura che rientrano nel piano da 1.300.000 euro. Siamo partiti da quelle di collegamento delle zone, diciamo, delle scuole, quindi prima dell'avvio dell'anno scolastico siamo partiti più in prossimità degli edifici scolastici, via Solferino, via Togliatti, poi arriveremo in tutte le strade previste dal piano asfalti entro la fine di ottobre. Sono lavori importanti, lo stesso anche nel centro storico, dove stiamo provvedendo alla sostituzione del manto dei sanpietrini nella zona di via Passeri. Concluso quel cantiere lì, andremo su Piazzale Primo Maggio per la sostituzione del selciato. E questi sono solo i principali interventi sulle strade. In realtà ci sono tanti altri cantieri che sono partiti e che stanno partendo nelle scuole. Penso al cantiere di Via Fermi, alla scuola di Via Fermi, dove un lavoro per più di 600.000 euro stanno interessando tutta la parte di impiantistica della scuola e della palestra.